che vuole, e la raccolta sicuramente ha delle criticità abbastanza importanti, come il nostro Giuseppe Pistone sicuramente ci mostrerà da qui a qualche secondo. Buongiorno. Ecco, eccolo. Buongiorno a te, Giuseppe, bentornato. Buongiorno, tornato a voi. Allora. Immaginavamo ragazzi, che tu fossi a San Pietro, ragazzi, è così? No, sto a Secondigliano, dello Stelvio. Ma tu, dove mi voglio tu riesci a vedere che in studio c'è anche l'ottimo Raffaele Ambrosino, sì? Raffaele Ambrosino, certamente. Il nostro pezzo di storia di Secondigliano. Ma già ti ha scaricato, ti ha collocato. Dopo che è anziano. Già mi ha messo nella storia, vabbè, tutto a posto. Questa cosa temporale, consentitemi un pensiero agire in queste abitazioni fatiscenti, laddove hanno infiltrazioni d'acqua dappertutto, e stamattina loro pensavo, perché poi c'è chi dorme ancora, non può dormire nella stanza da letto, quindi abbiamo compulsato gli organi preposti, il sindaco, l'assessore, ma dicono che non ci sono i soldi, poi vediamo spendere soldi inutilmente e non capiamo per quale motivo non si intervenga su queste cose importanti. Mi voglio quello che diceva il nostro Raffaele Ambrosino, mi sentite? Sì, sentiamo, vai, continua. Allora, mi trovo in via dello Stelvio, è partita la raccolta differenziata in via del Cassano, laddove quando parte una raccolta differenziata ci vuole il progetto, non può partire solo in una strada e poi le strade limitrofe le lasciamo così. Sono le 7 del mattino, fino ad oggi pomeriggio ho mandato delle foto a Corrado su WhatsApp, sì, fino alle 5, vedi che cosa diventa? Diventa un cumulo di spazzatura, una discarica a cielo aperto, ma non solo qui, anche nel rione Berlingieri stanno invasi di spazzatura. Quindi io chiedo la progettualità sulle cose, non è che possiamo fare in una strada, la rendiamo pulita e le altre poi le abbandoniamo. Scusami Giuseppe, se ti interrompo, e per rendere più chiara, ancora più chiara la cosa di cui ci stai parlando. In pratica, a Via del Cassano, che è una via importante di Secondigliano, è partita la raccolta differenziata. Ma solo a Via del Cassano. Per cui che succede? Sì, che tutti, che tantissimi utenti di Via del Cassano che non sono disposti per loro mancanza a voler fare la raccolta differenziata, operano e fanno il cosiddetto turismo del sacchetto. Cioè prendono il sacchetto e invece di differenziare, prendono il sacchetto con il tavolo, mettono tutto dentro e lo portano esattamente nella strada a fianco, e per cui si aumenta lo stanziamento di questi rifiuti. Ed è un po' così da tutte le parti. Questo, come giustamente dice Pistone, perché non c'è un piano di intervento. Cioè tu comune, tu ASIA, non puoi operare in questo modo. O fai dei controlli stringenti con gli ispettori sul territorio, oppure devi fare una cosa uniforme sul territorio. Il signore ha perso il portafoglio. Bravo, questa è una cosa bellissima. Bravo Giuseppe, Giuseppe. Questa scena la dobbiamo prendere, Corrado, la dobbiamo. Dici la verità, ma l'avevi preparato? Ti eri messo d'accordo col signore che buttava a terra. Dio, guarda, se vuoi preparare cose non vengono così. Cioè, l'assurdo. Ma dove stiamo? A Napoli o a Ginevra? In genere i politici non fanno in questo. Ma Napoli. Non hanno una buona novella. Questo è il problema. Il problema vero e proprio è questo qua. Senti, mandaci qualche contributo poi nel corso della giornata, anche di come stanno le manutenzioni degli appartamenti, perché chiaramente con la pioggia, dopo ti mando tutto, perché ho tutta la documentazione. Insomma, di questi giorni non vorremmo pensare ad altre tragedie. È il caso di intervenire. Ci può essere, perché io ho visitato una casa che il tetto manca poco per crollare. Giuseppe, scusami ancora, per quanto riguarda questo intervento nelle case fatiscenti del comune, secondo te, relativamente agli interventi della società che è preposta, dipende da chi fa la segnalazione? Cioè un conto che la fai tu la segnalazione e un conto che la fa qualcun altro?
di qualche altra parte politica. No, 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 no. Io a volte non trovo questa realtà, ma negli anni subito intervenivano con i fondi messi a disposizione. Oggi chi la fa non interviene per niente il comune, perché dicono che non hanno i soldi, però poi devi spendere inutilmente. Comunque non danno risposta a questa esigenza di vivibilità degli ad oggi non ci stanno dando risposta. Chiedono soltanto ogni due anni di consegnare l'incartamento per aumentare il pigione. Cioè ti rendi conto, in delle case che sono del terremoto, dovevano durare 10 anni e invece stanno diventando case, erano case parcheggio, sono diventato tutti immobili del comune di Napoli a reddito. Senti, ma sai che noto una cosa? Grave. Forse non te ne sei accorto. Ma no, rimetti l'immagine su Giuseppe. Il cassonetto si è riempito in pochi minuti è cresciuto. In pochi minuti? No, no, ma prima nelle immagini, se prendiamo le immagini delle 7.39 e quelle adesso, delle 7.43, no, rimetti l'immagine lì, Ramona, scusa, proprio quel cassonetto lì è aumentato di volume, prima non era così pieno, 6 minuti fa, è incredibile, eh? Va bene, ti dobbiamo salutare perché uno, abbiamo la pubblicità e tu tieni che fare, naturalmente, poi è stata la giornata con noi qua. Ci sono buon lavoro, grazie Giuseppe, grazie. Grazie. Un saluto a Raffaele Ambrosino. Grazie a Giuseppe Pistone, il nostro inviato socialmente utile, e lui è consigliere municipale della settima, giusto? Della settima municipalità.